a tutti ragazzi, io sono Valerio, io sono Francesco e oggi siamo in una nuova top 10. Oggi andremo a fare la top 10 dei personaggi più inutili negli anime. Ovviamente come la scorsa classifica, qui non andiamo in ordine diciamo di un'utilità, ma sono totalmente messi a caso. Qualcuno comunque è più inutile degli altri come personaggi, ma in questa classifica non saranno messi in base a quanto sono inutili. Al decimo posto troviamo Monaca, direttamente da Dragon Ball Super. Ragazzi, non ci sono parole. Alla fine, ok, è stato un mezzo per sconfiggere It, ma ragazzi, più inutile di lui non credo ci sia nessuno, nemmeno Yanko. Al nono posto troviamo Mr. Satan. Come lo mettere in questa classifica, visto che Mr. Satan è inutilissimo, è scarsissimo, non fa niente e si prende tutti i meriti, quindi in questa classifica doveva starci. All'ottavo posto troviamo Blair, direttamente da Soul Eater. Ragazzi, io non l'ho visto Soul Eater, però in generale guardando magari qualche foto ho notato subito che questo personaggio è messo lì solo per il fanservice. In più in rete si riescono a trovare varie persone che la odiano a morte proprio per la sua inutilità. Al settimo posto troviamo Jirobei. Diciamo che all'inizio è utile perché salva Goku, taglia la coda allo scimmione, quindi questo potrebbe dargli un po' di utilità. Dopodiché poi non si vede più, si metterà nella torre di Karin con lui e è finito il suo scopo nell'opera. Quindi diciamo che è molto inutile. Al sesto posto troviamo Horihime Inoue, che è un personaggio di Bleach ed è sicuramente odiata da tutti i fan di Bleach proprio perché continua a seguire per sempre Ichigo, il nostro protagonista, e soprattutto non serve assolutamente a niente. Al quinto posto troviamo Karin, direttamente da Naruto. È un altro personaggio così inutile che i fan la odiano quanto quasi Sakura, tanto che si contendono il posto di chi sia la più odiata e la più inutile. Al quarto posto troviamo Kiki. Diciamo che già dalle sue prime apparizioni in Dragon Ball normale si vedeva che era abbastanza inutile. Si è presa Goku, se l'è sposato e poi non ha fatto niente. Addirittura limita i propri figli e pure Goku a combattere. Quindi non è inutile, ma anzi è l'opposto. Cioè, addirittura non fa combattere e quindi non vuole far andare avanti la storia di Dragon Ball. Al terzo posto diamo Yamcha. Cioè, questa immagine che può riassumere tutto. E all'inizio è tutto bello, è la mossa del lupo, di che lo supera pure Mr. Satan, di quanto è scarso, quindi si spaventa, non combatte mai, quindi ciao ciao Yamcha. Al secondo posto troviamo Misa Amane, direttamente da Death Note. Diciamo che sì, questo personaggio è molto inutile, ma anche no, perché diciamo che funge da occhi dello Shinigami per Light, e soprattutto non è tanto inutile ma odiata, perché le persone che amano L non la sopportano proprio perché lei è la fautrice della morte di L. Al primo posto abbiamo Sakura Runo, che vabbè, cosa dire, è proprio inutile e odiata perché non capisce mai niente, dico ma stai attenta, sì, e poi si fa ammazzare se va sempre in mezzo a guai, cose, quindi poi gli altri personaggi devono salvare, quindi è veramente Ragazzi, questo video di oggi è finito. Come avete visto ci sono molti personaggi che abbiamo preso da Dragon Ball, visto che in Dragon Ball, nell'opera di Dragon Ball, troviamo tanti personaggi e di cui molti inutili. Inoltre abbiamo comunque anche spaziato per altri anime per farvi conoscere l'inutilità che si nasconde in tutti gli anime. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto noi faremo uscire altri video di questo genere, quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao! I'll be somebody.